Ci troviamo all'estremo angolo nord-est del Lazio, al confine con l'Abruzzo e l'Umbria, tra i parchi nazionali dei Monti della Laga e dei Monti Sibillini. Accumoli è un antico borgo in pieno territorio amatriciano in provincia di Rieti. Ma in questo territorio non ci sono solamente gli spaghetti all'amatriciana, ma c'è il famoso prosciutto amatriciano che ha raggiunto l'IGP, Indicazione Geografica Protetta. Da dove arrivano tutti questi maiali? Questi maiali arrivano dall'ambito nazionale nel circuito che può essere Parma o San Daniele, macellati in Italia. Che tipologia di razza è questo maiale? Questo è un incrocio di Large White e Duroc, in modo tale che sia un maiale pesante, 160-170 kg. L'area dell'IGP del prosciutto amatriciano dove inizia? L'area è tutto il nord della provincia di Rieti, comprende 23 comuni. Scusa, una volta presi vengono rifilati? Sì, queste sono le rifilature, scarti per modo di dire. Dopodiché si mette il sale sopra, si mette in cella, dopo 4 giorni viene depositato il nuovo sale. E a metà stagionatura, cioè circa verso il sesto o settimo mese di stagionatura, noi diamo una prima sugnatura mescolata a farina di riso in questo caso. La prima sugnatura rimane fino a completa quasi stagionatura, 12-13 mesi, dove si applica la seconda sugnatura. Quando raggiunge l'IGP? Dopo i 12 mesi, però normalmente noi lo portiamo fino ai 16-17 mesi. Gianfri, io mi prendo un prosciutto e mi ci vado a fare una bellissima ricetta. Andiamo a tagliare questo bellissimo prosciutto per fare la julienne. Noi prepariamo dei bucatini con della cipolla sotto la cenere e fichi freschi. Comincia a fare la julienne. Mettiamo un po' di questo grasso di prosciutto dentro. Prendiamo il nostro grasso, lo facciamo andare leggermente, prendiamo un piattino e andiamo a toglierlo. Andiamo a mettere i nostri fichi, li facciamo scottare che prendono profumo, mettiamo la nostra cipolla, un altro goccettino di olio, un po' di salvia, giriamo i nostri bucatini, il prosciutto Monica l'ha preparato in julienne qui sopra. Mettiamo un po' di pecorino. Il nostro prosciutto abbondante, a crudo sopra, eh? Il nobile prosciutto amatriciano IGP, Indicazione Geografica Protetta.